devo cercare di volta in volta. No, perché non attivi la campanella? Ora sì, Ma in teoria giusto? già... Ora mi hai visto? Sì. Ma dovrebbe essere già attiva la campana. Ti ho salvato la campana. Ma il computer ancora mi spunta offline. Com'è che mi hai visto allora? No, secondo te nel tuo profilo direttamente. Cercare meglio in quella stanza. Come sarebbe? Quella là. Io guardo dove ci sono le scale, Dani. Giusto. Eh? Giusto. Siamo messi a vita? In attenzione, sì signore. Allora, qual è la porta? Con le mie spalle. C'entra qualcosa il colore rosso. E questo te l'avevo detto anche io l'altra volta, no? Ti ricordi? E secondo me ci sarà qualche file dove c'è scritto tipo il valore dei colori. Ma file non abbiamo. Verde, rosso, verde. E quella vuota è verde. Nel frattempo Macco X, magari c'è qualche file, qualche cosa. Questo è cos'è? Quello è un culo. Può essere no, questo. No, vabbè. Verde. Il 6 è verde. Il 3 è rosso. E l'altro cos'era? L'arancione. Arancione è 5. Questo è cos'era? Arancione. Serve una foto qui. O un qualcosa. Vabbè, arancione. Arancione è pupilla, tranquillo. Attento al ragno. Tranquillo, me lo ricordo io. Te li ricordi? Sì, sì. Arancione 5 è pupilla. No, ma il problema è che ti ricordi il simbolo, l'occhio. È la pupilla che c'è la pallina. Il rosso è colore era? Rosso 6 linea
Speriamo. Stiamo inginocchiando. Non esattamente, mi sto. Oggi mi sono fatto due. Stasera cioè, mi sono fatto due fettine di pollo. Sai quando rimane tipo. Il pollo. Il grassetto attaccato nella padella? Ok. È quello. Che schifo. Ma. Che schifo è? Come Allora, piace. niente te lo ricordi, allora. Allora, arancione pupilla 5. Pupilla vuol dire questo, il primo. No, il secondo. 5, poi. Il terzo è rosso 6. Quale sarebbe il rosso? Il terzo. Allinea. E il verde? Il verde, non mi ricordo il numero del verde. Aspetta, vediamo. 5, 6, 7. Può essere. No. Sì. 4. No. No, 3 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
1 più 3, 4. Queste sono le cose, le posizioni In che senso? di quegli elementi che tipo hai visto poco fa. Di questi. Numero 3, aspetta. Dai, fai una foto qua, Christian. Ah, perché qua ci sono i numeri, vedi? Aspetta, la faccio pure io. Allora, noi dobbiamo fare il marrone. Marrone si ottiene mischiando. Ora vediamo, aspetta. Allora, qua dice che devo fare l'1 più 3. Che il 3 sarebbe il rosso, quindi mi serve un rosso. Poi un'acqua. Allora, vediamo un secondo. 1 più 3. Quindi devo mischiare, giusto? Sì, scusami, tu già stai andando dritto, come te la sei ragionata? Per quello che c'è scritto qua sto facendo. 1 più 3. Poi 4 più 6, il 6 sarebbe il giallo. Quindi devo prendere il giallo. Che serve questo? Sì. No, non li dovevi mischiare, secondo me. No. 4 più 6, poi 1 più 6, 7. Quindi tu hai preparato il 10 fino adesso, giusto? Sì. E quello lo devi mettere da parte. Adesso devi preparare un... No, aspetta. Hai preparato un 6, ci aggiungi un 1. No, non la posso aggiungere forse. Perché gli aggiungo l'uno? Guarda. Allora, tu hai fatto 1 più 3 vuole 4. Poi a 4 ci hai aggiunto il 6 e hai avuto il 10. Scusami. Quindi va Adesso bene. devi preparare un altro 6, devi preparare. Ok, e il 6 si fa? E il 6 non è giallo? Vediamo la foto. Il 6 è il giallo, sì, quindi devo fare 6, ok, prendo il giallo E poi 1. e poi l'acqua. Sì. E abbiamo pure il 7. E poi 10 più 7. Quindi mescola quelli che hai. E il 3 che cosa sarebbe invece? Il giallo, No, il rosso. Devo prendere un altro rosso. E lo devo mischiare con l'altro. Ok, vediamo se è giusto. V volte, sì. J, quello là. Ok, questo fu fatto. Dobbiamo andare ora nelle radici, quindi ti ricordi quella stanza di ieri che sono tornato indietro e ci sono solo le radici? Ah. Che ti ricordi? Quella stanza nell'acquario. Qua. Ah, quella che non funzionava niente. Sì, quella là, guarda, questa.
Là dentro ci sono. Quella che ci hanno poi ricaricato perché tanto era inutile tornare indietro. Sì, esatto. Ci serve now. Ma ti ricordi dov'è l'acquario, dove ci va? Fatti i cavoli tuoi tu, vieni qua. Allora, il coso dov'era? Di là se ci va, ok. Ma quella X lì è la porta che è rimasta bloccata? Sì. Da lì si entra e da lì si esce. Non so più chi sei te, mi devi follow, cazzo me la fa. C'è un zombie qua, vero? Speriamo che sia morto. Spero di incoglionito. Abbiamo raccolto tutto, vero? Mi pare strano che ci sia un laboratorio che si accede soltanto dalla porta della casa di un custode. Cioè tutte queste cose da rinza come ci puoi stare. A lui lo chiedi, quindi poco a poco. Andare ora a destra. C'è gira enorme. Come craccalo? In che senso craccalo? Voglio se affronzi fronzia. Era per usare un termine alla coda, tanto è scherzato. C'è niente qua, no? Sgracchialo. Anche tu.
muore quel cavolo lì. Non lo so. Ha 3 giorni che è senza acqua. Beh, effettivamente è zombie, quindi non morto, se mi spari non gli dai fuoco, non muore. Allora, c'è il rischio che se ti avvicini troppo ti fa male. Come? Anzi, c'è il rischio che se ti avvicini troppo ti faccia male. Ah, probabile. Probabile. Ma siccome non ho motivo di avvicinarmi. Potresti anche essere un ragazzo curioso. No, no, tu sei curioso. Un bandito Sgurioso. curioso. Sgurioso. A che ora vieni domani? A che ora vieni domani? Vabbè, considera che mi fermo a casa mare dei miei. Sì? Quindi poi ci possiamo mettere d'accordo per dopo cena. Sì. Va bene. Ti vengo a prendere e magari sai che ti dico, visto che a Mondello ci sarà confusione, meglio se ci facciamo una passeggiata in centro, che dici? Dove preferisci? Ti faccio vedere Palermo un po' di notte. Evitando il più possibile la confusione. Scusami Dani, mi ero un attimo allontanato per andare a bere. Una volta che hai distrutto quelle cose, che cosa hai fatto? Hai usato il pannello e che ti ha fatto fare? No, ho usato l'acido. E basta? Non hai provato a usare il pannello per vedere se funzionava? No, non funzionava. Allora devo andare in quella stanza di lì dove c'era la pianta. Ah, e dovrebbe essere morta e quindi potreste accederci tranquillamente. Praticamente. Vabbè, rimanevo così. Vabbè, hai 3 spazi liberi, quindi sì, dai. Dove devo andare? La pianta è Dove si blocca la porta, no? già da me indietro. Mi sono giusto di qua. Vabbè, ormai di là ci potevi passare, no, Dani? Tanto la pianta non c'è più. No, non mi ci fa passare lo stesso. Si blocca la porta, è bloccata. Non lo so, ci manca la maniglia, non te lo so dire, credo. Era questa, vero? Se me la apre, ma non penso. Ah no, me l'ha aperta. No, è morta, visto? Sì, ma qua che c'è? What the hell is this thing? Barry! Jill! Quel lanciafiamme che è super efficace, bravo! Sì, che è Pokémon? Che Il Pokémon fuoco contro il Pokémon pianta, anche se zombie! Si è smodellata tutta proprio. Vedi che è super efficace. Ma sto coso era il nostro, sto lanciafiamme.
I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? No, che trovato qua? Ah, no, adesso siamo in due. Ma non ti segue, lui rimane là, fermo, immobile. Tutto sto bordello per la chiave. Non c'è più niente. Ciao, Sberrin. Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Il ragazzo ha deciso di fermarsi. Posto, mi piace. Sì, no, mi sono fregato un attimo, impigliato le cuffie, quindi me le stavo rimettendo a posto. Ok. Scusa. Mi piacciono questi personaggi che rimangono in posti scogniti. Come quando tipo su Silent Hill trovi bambini e cose tipo chiusi in una stanza al buio. Che ti cacchi addosso, gli dici dai vieni, e loro no, rimango qui. Ok. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Adesso abbiamo la chiave, penso sia quella là dell'elmo. Ci tocca riaprire tutto. E tutto sto casino per tornare indietro alla villa adesso. Sì, praticamente. Ma prevedo che alla villa adesso non ci saranno più zombie, ancora più incacchiati. Sì, certo. Perché sanno che hai preso la chiave. Certo. Ok, elmo. Ma per ora abbiamo sistemato... This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Broken. Mi mandò il segnale con quella pistoletta, penso. Ti ricordi la pistoletta? Probabilmente devo mandare il segnale con la pistoletta. Questa di qua. Che facciamo pure una salvata? Che siamo? Sì, dai. Tanti. È una mezz'oretta buona, sei fatta. Ne abbiamo nastri da vendere. Questa, pistola per autodifesa. E questa è far segnale, un tabù. Ma fai che esamina. Non è esamina. Come no? L'autodifesa. Secondo me non è lei. Vabbè, dai, ce la portiamo intanto.
fatto questi salvataggi, però alla fine va. I nastri li abbiamo. Me la porto sta pistoletta oppure la poso? Se non era per lasciare. Ok, me la porto. Ok, me la porto. Quindi allora riprende il medaglione pure. Perché? Perché quel medaglione apriva altre porte. Puoi vedere qua se adesso posso usare. Ma che cazzo ci fai tu? Quello probabilmente è un come si chiama? Si prende l'ascensore, uno fa prende un fa una scorciatoia, però busta batteria non l'ho trovato. Aspetta, qua mi sembra. Ce n'è un altro ascensore. Usa questo. Abbiamo cassa qui ora. Cosa? Abbiamo cassa, dico. Carta? Cassa, cassa. Non mi ricordo. No. Vabbè, ci prendi i proiettili. Scarbetta lo usiamo. Ci prendiamo uno di questi. Va, in caso qua sappiamo che c'è un coso. Ah cazzo, però. No, facciamo una cosa. Facciamo una cosa, credo. Cosa? Facciamo una cosa. Dimmi. Di là c'è la macchina da scrivere, andiamo a salvare. Ti ho salvato 5 minuti fa. No, non per salvare, per
c'è la cassa, per la cassa? Sì. Ho capito. Devo riprendere il medaglione, bella la maniglia è rotta, dai che vuol dire. Devo andare a Pepe di nuovo tutto il giro. Mi si dia onestamente. Farmi tutto il giro. E tu qua ci fai? Oh! Se mi metti tutto con lo sfondo. Bastardo. È giusto di qua? Sì, devo andare là sotto. Gli ho chiesto quanti zombie ci sono. Uno. Vabbè, si sta guardando l'altro. C'è ancora quella tizia però. Non penso, giusto? Non ti ho capito, dai, ripeto. Spero che non ci sia ancora quella tizia, dico non penso ancora. No, dai, ti sento un po' vattato. Quella tizia, quella che ti ricordi? Quella tizia che abbiamo buttato la qualsiasi di sopra. Ho detto speriamo che non sia ancora qui. Ah, vero! Quella che mi ha detto che è mortale. Quando questa a quanto pare non serve. Questi li mettiamo qua sopra. Ci serve qualche altra cosa? Come sono messo non riesco a seguirti bene. Rimaniamo così? No, rimaniamo via. Abbiamo 6. Cavolo, potevo lasciare pure l'erba. Non ci ho pensato. Christian. Perché? Perché abbiamo ancora una bomboletta da prendere qua. Vabbè, pazienza.
tutto? Yeah. Che c'è? Che ridi? Io gli ho preso tutto, yeah. Hai visto mai sto video? No. Come no? No. Ma sei serio? Che bellissimo. Se lo trovo te lo faccio vedere. Sì, c'è qualcosa che ti cerca. Oh, non ti dico, ma che cos'è sta roba? Ma poi dove sto andando ora? Che cazzo è? Ovunque sono qui. Ma dove dobbiamo andare noi? Se le porte rosse, no? Ce n'è una avanti a destra. Se scendo l'è bloccato. Vabbè dai, possiamo scendere. Sì, facciamo così. È pieno zeppo di ste robine. Rendi conto. Ma l'ascensore poi alla fine ne ho usato più, no? No, no. Ok, allora qui c'è una porta. Sicuro qua ed è un piccolo corridoio, lascia, finiamo subito sta parte, anche se però forse Thank you.
che si deve mettere in quel cancello, no? Ma qua come si sblocca sta cosa? Qua però non posso fare nulla. Questo è vero, no, non è vero. Vabbè, per una mano l'abbiamo aperta. Vediamo altre porte. Ancora il rosso. Dal piano di sopra solo. Forse si sblocca l'ascensore qui. Sei contento? A me non dobbiamo fare più le scale. No, quali scale? Sto scherzando, Dani. Come ti sei attivato dall'altro lato? Mi sa che invece dobbiamo ritornare. No, com'è che sono tornato indietro? Che sto strano. Mamma mia, questo è arrivato proprio addosso a voi. Che cavolo! E che cavolo! Ma 3 ore che sbaglio strada! A destra! Qua colpi come siamo messi, perché... Ah, ancora 4, dai. Questa cosa è un po' rincoglionita. Ma
scusa, boh. Cioè, c'è la maniglia rotta. Facciamo un'altra strada. Allora, andando di qua. Devo provare quella stanza. Se riesco, perché adesso qua ci sono un botto di zombie ancora. Se non sbaglio era questa. Bel tavolo. Si può dire? Cosa? Si può dire, dico. Cosa? Bel tavolo. Ah, ma si vede, eh? Infatti, metto su. Qua c'è un numero, qui ricordiamo, 5691. 'Qui dobbiamo andare alla cassa per forza. Dobbiamo andare alla? Alla cassa, dobbiamo fare oggetti, perché così non possiamo andare avanti. Alla cassa salvataggio è a destra e giù, ok. Destra. Se non possiamo oggetti, non possiamo fare nulla. Questo uno, due, niente, rimaniamo così per ora. Sì, almeno tre spazi devi sempre tenerli liberi. Ne ho spazi? Tre spazi lì, quasi. Sono un po' pochini, però. Non so, ma non è che poi toglierti tutto. Meglio di niente. Thank you.
ossigeno che ci servono per quella cassa che avevamo trovato poco fa, quella... I gioielli servono, ti ricordi, per quella statua con la tigre, che tipo che li metti negli occhi? Sì, però questa cassa pure, questa scatoletta. Guarda. Proviamo. Ah, visto. Ah, c'è un vaso. Questo va alla fine, quindi questo lo mettiamo dopo. Allora. Questo dove va qua adesso? Questo in basso a destra, sì. Poi questo a sinistra. Anche se lo voglio mettere alla fine. Questo va al centro. Bisogna vedere come. Questo tipo qua così. Tre va. Questo così. No. Tipo qua al centro così è tutto sbagliato qui. Sì, sì, questo guarda va così. Oh no. Mamma. Togli tutti, tranne quelli in alto a sinistra. Ok. Ok. Adesso prendi quello piccoli. Ok. Va questo? Bene. Ok, prendi questo qua piccolino e vedi di metterlo in quel triangolino che c'è lì in alto. Così? No, non ci va. Così, dai. Ci stiamo andando, dai. Così, così. Ok, prendi quello grande.
cosa che non... Sì, c'è qualcosa che non cosa. Sopra. Aspetta, è tutto sbagliato. Questo è il sopra. Ci siamo. Poi mettiamo questo di qua. Sì, e lo metto incastrato, gira, gira, gira. Così? No. No, vedi che il disegno non ha fatto, Dani. Toglielo per adesso, questo non va messo adesso. Così, così, guarda. È lui. Il disegno non ha fatto. Questo di qua? Sì, è lui, qui. Questo va così per forza. Sì, sì. E mettiti. USB. Cos'è? Questa è la chiave. La chiave della famiglia Spencer, sì, sarà sì. Quella della stanza della famiglia Spencer, dai. Sì, sì, dai. Che era quella porta, quella dell'altro lato. Sì. Invece vado a cambiare. Là c'abbiamo quella porticina. Quella la piccola rossa è quella dove c'è. Ci va sto cosino. Beh, qua rimaniamo così per ora. Dani, io ti direi di. Di salvare questo sé. Che dici? Vabbè, togliamoci sta chiavetta, è là. È là. Ok. Tanto poi puoi salvare di nuovo entrando in quella stanza, dici. No, poi torno di nuovo. Non è di qua, giusto? Sì. Vai. Morivo. Si è calmato sto zio, un altro. Vabbè, se cambi stanza mica ti seguo, o sì? No, in quel modo. Però c'è questo. Ok. Dammi qualcosa di buono. Il CD. CD. Oh, le canzoni di Gigi Dark. E che ci serve sto CD? Disco Mo. Mo. Ma fanculo, CD. CD. E tra lì e tra da. E tararin, qua corriamo. No, non ci sono più.
No, forse ho sentito qualcosa. E questa volta non sono io che ho visto. Sto coso non lo so che cosa ci dobbiamo fare. Mettiamolo qua. Questo almeno possiamo posare. Ah, guarda, però ci abbiamo pure questo. Allora, la prossima volta direi di andare ad aprire la stanza della famiglia Spencer. Sì, e mi porterei però pure il CD, sai? Magari serve là, che ne pensi? Sì, poi. Questo CD dove ci serve? E invece poi altre porte dovremmo aprire, quali sarebbero? C'è quella là in alto a destra e basta forse. Queste sono tutte chiavi dell'elmo, secondo me. Quella in alto a destra e basta. Vabbè, anche questa qua a sinistra. Sono tutte cose chiuse. No, ma quella no. Quella era già chiusa. Non me la apriva. È chiusa all'altro lato, mi diceva. Però guarda, di là, dove c'è il serpente, capito dov'è il serpente? No, Dani, in questo momento sono un po'... A sinistra, lato sinistro, quella stanza rossa. Sì. E dove c'è il serpente? E là poi è collegato, la posso aprire dall'altro lato. Va bene, quindi è molto... molto morto dal sonno, cioè, dai. Vabbè. Buonanotte a tutti, ragazzi. E seguite sempre a TNT. Stasera chiudiamo un pochettino prima. No, ma sei scelto. TNT Palermo, su YouTube, su Instagram, ovunque. Buonanotte.